Allora, eccoci tornati qui da Via Candiani, Memorial Ali Maider, quarta gara di questa seconda giornata. E adesso il Milan incontra i danesi del North Zealand. Ancora Navoni, tenta con il cross di sinistro, arriva ancora il Milan, pericolosissimo, costretto il North Zealand a buttare via il pallone praticamente sulla linea. Perde però il pallone sulla tre quarti d'attacco del Milan. Ora il North Zealand può partire in contropiede, parla ancora per Wilbek, che entra in area di rigore, tenta la botta e il North Zealand è clamorosamente in vantaggio. Ancora Milan in profondità alla ricerca di Navoni, cerca di fare a spallate con il proprio avversario, recupera il pallone, mette in area di rigore, prova la botta. Peter Petersen che va alla rinvio, mentre il numero 9, Lucas Boy, a partire in contropiede, entra in area di rigore, ancora si accentra, prova con il sinistro sul palo opposto e il portiere zanellato è costretto a un mezzo miracolo, andando non in due ma addirittura in tre tempi. Il pallone adesso per il numero 5 Silvestri, che prova ad entrare in area di rigore, sono 4 ma i rossoneri, prova a mettere palla al centro, dove però non può arrivare nessuno, né Digne né Navoni, e l'azione si perde così. Ancora Montu va a recuperare il pallone, lo serve a Holzer e c'è calcio di rigore. Va al fischio dell'arbitro, culotta contro Petersen ed è 1-1, spiazzato il portiere danese. Navoni che tenta la conclusione, deviata! E per un soffio il pallone non stava beffando Peter Petersen. Ora calcio d'angolo proprio per il Milan. Si forma una coppia a centro di rigore. Parte il pallone, Milan è lì vicino. Salva clamorosamente sulla linea il numero 12 Ohot. Prova a mettere il pallone al centro verso il numero 12. Rimane per calciare solo Lucas Boy. Ancora Lucas Boy prova a rimettere palla al centro. C'è il 2-1 da parte del North Zealand. Quando i minuti sono 34 sul cronometro. È ottimo il fraseggio in zona centrale del Milan. Libera proprio il numero 15 rossonero. La palla va dalla parte di sinistra dove c'è De Palo. Tenta l'uno contro uno. Prova a entrare in area di rigore. Mette il pallone al centro. Il Milan riesce così con il 2-2 siglato da Giacomo Holzer. Vediamo la battuta del calcio d'angolo, va al centro della rigore, il colpo di testa del 3-2 per il Milan. Quando i minuti sul cronometro sono 8 della ripresa, trovato subito la doppia soluzione. Il pallone allora per il numero 5 Bonnesen, che entra in area di rigore, va a servire da dietro, ancora North Zealand vicinissimo ad un altro pari. Ancora Milan, palla al centro per Bruni, poteva calciare Holzer, ancora tenta la botta ed è 4-2 per il Milan. E ora entra in area di rigore pericolosamente, si allarga, guarda al centro se ci sono i compagni, c'è infatti Boye e arriva però la parata da parte di Molla. Qui Boye poteva fare davvero molto di più, era un gol praticamente già fatto. Si accentra il numero 3 rossonero, serve ancora il numero 18, carezze sul pallone, doppio dribbling ancora per Montu, dialogano molto i due, palla al centro dell'area di rigore per Bruni, tenta la botta, bravo Petersen a levare le castagne dal fuoco, palla in verticale a cercare Lucas Boye, occhio perché c'è Lucas Digne dall'altra parte, il Milan è scoperto, ancora Lucas Digne uno contro uno proprio con Molla, entra in area di rigore, tenta la botta ed è 3-3. Come si può prendere del 4-3, come si può prendere un gol beffardo proprio negli ultimi minuti? E il direttore di gara fischia alla fine,